Sie haben eine spezielle Therapie, Sie heilen Schmerzen und Beschwerden. La domanda è stimolante e la risposta è complessa e articolata. Pertanto, dovendo semplificare, senza correre il rischio di dire cose banali, ritengo importante distinguere innanzitutto e sottolineare che quando parliamo di dolore dobbiamo differenziare il dolore acuto e dal dolore cronico, sia per le differenti modalità di percezione e di elaborazione da parte del sistema nervoso centrale, sia per le differenti risposte della cellula a livello metabolico, essendo nel dolore acuto la risposta della cellula con una alta, con un differenziale energetico positivo, con un'alta, con una riduzione, diciamo così, di potenziale energetico, mentre avendosi nel dolore cronico un accumulo di energia. E questo ovviamente ha delle implicazioni pratiche importanti perché ci comporta un differente approccio per poter trovare le strategie terapeutiche più appropriate. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? L'utilizzo della BCR proprio per le sue caratteristiche, proprietà, le sue capacità di saper, di poter intervenire a livello del metabolismo cellulare, ripristinando un corretto riequilibrio energetico intracellulare, mi ha dato delle risposte soddisfacenti, positivi in molte situazioni patologiche, sia nel dolore acuto, post-traumatico o post-operatorio, ad esempio artroposi di ginocchio, ma anche in patologie croniche degenerative come l'osteoartrosi. Können Sie mir einige Erfolgsbeispiele sagen? Sì, proprio per le sue capacità di accelerare i tempi di guarigione, ho privilegiato l'utilizzo della BCR in patologie in cui vi era la necessità di accelerare appunto la guarigione, come in atleti, che sono, diciamo così, uno dei miei campi principali di intervento. Quindi, ad esempio, maratoneti, noi sappiamo che i corridori sono tutti un po' pazzi, vogliono tutti accelerare, tornare il più presto possibile a correre, quindi tendinopatie del ginocchio, ad esempio, nei maratoneti, oppure anche distorsione della caviglia nei calciatori per le stesse esigenze. Lì ho trovato sicuramente delle risposte che cercavo in tempi rapidi. Bei welchem Patientenkreis wenden Sie diese Therapie an? Sì, come ho accennato prima, il mio territorio privilegiato, il campo di azione applicativo che prediligo è appunto quello del paziente che ha avuto recenti traumi, soprattutto a livello sportivo, ma anche a livello stradale. È qui appunto che ho trovato le risposte più soddisfacenti. Così però sono altrettanto convinto e promotore, fautore della validità della fotobiomodulazione, cioè la terapia con la luce, nel trattamento di svariate condizioni che determinano spine irritative a livello dell'apparato muscolo-scheletrico, ad esempio i punti dolorosi muscolari, i trigger points, oppure le cicatrici chirurgiche, post-chirurgiche e le zone di fibrosi aderenziale croniche. Gibt es auch ganz spezielle Anwendungen, zum Beispiel bei MS-Patienten oder Depressionen? Non ho avuto modo ancora di sviluppare io personalmente direttamente esperienze sulle patologie neurologiche come la sclerosi multipla, perché io mi occupo prevalentemente di pazienti ortopedici e reumatologici. Colleghi che hanno avuto, con i quali ho avuto possibilità di dialogare in merito a queste patologie, hanno avuto riscontri comunque sicuramente incoraggianti. Così ecco, invece posso dire che nei pazienti reumatici e reumatologici, in cui la componente depressiva è molto importante, molto rilevante, fa parte integrante del contesto strutturale del problema clinico, una terapia di supporto con BCR può sicuramente essere d'aiuto. Erspart diese Therapie in der Praxis auch wirklich Operationen? Ma ci sono sicuramente degli studi in questo senso interessanti, soprattutto fatti all'estero, in questo senso in Germania in particolare. Per quanto riguarda l'esperienza nostra in Italia, la mia esperienza in particolare, credo che sia più corretto dire e più prudente soprattutto affermare che i tempi chirurgici possono essere sicuramente ritardati, allungati e allontanati. Non mi sento con sicurezza di dire in assoluto il paziente che fa la terapia con BCR non si sottoporrà mai all'intervento chirurgico, però dilazionato e ritardato nel tempo e poi sarà quello, come si suol dire in Italia, quello che Dio vuole.